Partiti. Giancani tende ad assumere l'iniziativa, al suo esterno si propone Titus Clay, poi Red Charming, il mister Yetoi che scivola in quarta posizione, quinto è Al Capleron, quindi Rio Torto e Thomas Pai. Si completano i primi 300 metri di gara con Titus Clay che si mantiene all'esterno di Giancani, i due guadagnano 6-7 lunghezze nei confronti di Red Charming che figura in terza posizione, poi in quarta Rio Torto, quinto Mister Yetoi, ancora Thomas Pai, poi la Roccaccia con in coda Al Capleron. Cavalli che affrontano la piegata di pista grande con Titus Clay che ora tende a passare nei confronti di Giancani, quarto, terzo Red Charming, quarto Rio Torto, a seguire Mister Yaetoi, La Roccaccia e Al Capleron. Cavalli in addirittura d'arrivo con Titus Clay in vantaggio per linee interne, quindi Giancani, Rio Torto. Poi Red Charming, Mister Yaitoi con all'esterno Thomas Pai. Poi la Roccaccia al largo dello schieramento. Cavalli 200 finali, con Titus Clay attaccato da Giancani e Rio Torto. Poi Mister Yaitoi. Siamo nel tratto finale con Rio Torto e Giancani. Lotta serratissima. Rio Torto, Rio Torto. Poi Giancani a seguire. Titus Clay, Mister Yaitoi. Rio Torto. 7:47, ancora una volta a segno l'arcatore di Canicarao della signora Giuseppa Latino per il training di Carmelo Stracquadanio, arrivo serratissimo tra Rio Torto numero 8, eccolo in evidenza, Rio Torto numero 8